Esiste in Borghi d'Europa un progetto che si chiama Città per Vivere ed è esattamente un progetto che tocca tutti i temi della sostenibilità nel mondo dell'abitare. Guarda caso e per caso abbiamo incontrato l'azienda di cui adesso vi parleremo, perché siamo qua per quello, no? Fiorenzi. Fiorenzo. Perché ho detto Fiorenzi al plurale? Forse perché ho visto tante belle cose. Il plurale delle belle cose. No, non era. È stato un lapsus però significativo, diciamo così, e che porta proprio a individuare quelle che sono le tracce di una sostenibilità autentica nell'interior design. Riccardo, raccontami un po' come un po' di storia dell'azienda, prima di tutto. Allora, intanto buonasera. Allora, l'azienda è un'azienda che è nata nel 1980 da mio padre, che l'ha fondata, ed è nata come un'azienda molto semplice che si occupava inizialmente di arredo bagno e di finiture per l'interno. E nel corso degli anni si è sviluppata, sviluppando sempre di più quello che è la progettualità, quindi è nata da delle richieste di architetti e clienti che hanno richiesto delle finiture sempre più particolari, sempre più su misura. E quindi abbiamo, come dire, costituito una falegnameria dove producevamo e si produce tuttora dei mobili su misura, scale, arredamenti, cucine, finiture in genere, boiserie e quant'altro. E in questi anni l'azienda poi ha continuato a svilupparsi e si è rivolta a un pubblico non solo privato, ma anche un pubblico professionale, quindi pubblico aziendali, pubblico dell'hotellerie, della ristorazione, trovando sempre risorse e prodotti che potessero soddisfare appunto la richiesta. Tante volte tante aziende hanno bisogno di risolvere molti problemi, quindi da qui sono nati delle collaborazioni con delle aziende leader, quindi nella fonoassorbenza, nel risparmio energetico, nelle finiture stesse per abbattere certi valori e certe coimbentazioni. Qui mi viene da pensare il sughero per i capotti interni, oppure dei prodotti in legno per appunto isolare sempre di più le case nella maniera più sostenibile possibile. E quindi oggi ci offriamo e ci proponiamo al pubblico nostro, ai nostri clienti, come un'azienda completa che abbraccia a 360 gradi quello che è un po' l'interior design, passando anche molto spesso dal progetto che a volte viene realizzato da noi, a volte viene realizzato da parte di architetti o professionisti vari. Ecco. E questo contesto particolare di Vino Calciando, cosa avete proposto? Allora, in questo contesto abbiamo deciso di, trattandosi di una serata all'aperto e di una occasione molto importante per noi, perché ci dà la possibilità di abbracciare e di incontrare tutti quelli che sono i professionisti del settore, quindi albergatori, ristoratori, imprenditori in genere che hanno a che fare con il mondo dell'hotellerie e della ristorazione. Abbiamo deciso di portare delle cucine da esterno, quindi che danno la possibilità ad un utilizzo sia domestico che professionale, della decorazione realizzata con dell'acciaio Corten, quindi che in questo momento è molto, molto richiesto, dando quindi un design un po' particolare. Sono quelle gallinelle che sono la fine del mondo. Ci sono, sì, quelli sono dei complementi d'arredo, certo. Ecco, ci sono, per parlare di sostenibilità, delle sedie con del cuoio rigenerato adatto all'esterno, quindi un cuoio che ha subito delle lavorazioni ed è di recupero, non è prodotto da fonte nuova. Quindi diciamo che siamo sempre attenti a cercare di trovare dei prodotti belli, buoni, di alta qualità da proporre, ma sempre attenzione anche appunto a quello che è ormai un tema importantissimo oggi, che è il green, che è l'ecosostenibilità dei prodotti, non solo dal punto di vista della produzione, ma anche dal punto di vista logistico. Sono tutte aziende del nostro territorio o comunque limitrofe al nostro territorio, quindi aziende che non viaggiano, non fanno moltissima strada per arrivare fino da noi. Questo è comunque un tema. Borghi d'Europa ha chiesto all'azienda di Riccardo di partecipare come partner di informazione, non parliamo di pubblicità, fino alla fine del 2024. È un progetto fatto per informare chi informa, cioè mettere in grado i giornalisti di non scrivere boiate su questi temi. Scusami, ma io sono molto chiaro, certo. No? Nelle cose, per cui spero che accetterete.
Finito qua, ci risentiremo ovviamente per tracciare poi il solco di una collaborazione informativa che ci porterà sicuramente grandi soddisfazioni. Grazie a te e al prossimo appuntamento. Grazie mille, grazie, arrivederci, grazie.